In Molise polemica per l'accordo sottoscritto da Regione Abruzzo e Molise sul caso rifiuti e sulla decisione di spostare la destinazione dal Veneto alla vicina regione. Ma come spiega il sottosegretario alla presidenza regionale con delega all'ambiente, si tratta di una soluzione vantaggiosa economicamente da un lato, basti pensare alla distanza da percorrere rispetto al Veneto, e dall'altra al protocollo di tracciabilità di provenienza del materiale in questione. L'idea nostra è quella di elaborare un protocollo d'intesa che quantomeno permetta di ospitare lì una quantità non infinita né in termini quantitativi e né per troppo tempo di frazione organica nell'inceneritore, ripeto, già attivo ed esistente. Il fatto che il tutto venga preceduto da una forma di accordo istituzionale, interistituzionale fra le due regioni, diciamo che mette anche un po' al riparo dalla tracciabilità, come dire, dei rifiuti. Secondo i primi accordi, quello del Molise sarà un passaggio provvisorio per abbreviare i tempi ora che la necessità si fa più impellente. 2 anni al massimo, spiega Mazzocca, che trova sterili e strumentali le notizie diffuse in Molise dall'opposizione, che critica duramente il presidente Paolo Di Laura Frattura. Credo che l'opposizione in Molise dovrebbe ci avrebbe dovuto pensare prima, insomma, quando lo hanno autorizzato. Io ripeto, attualmente l'impianto è attivo e funzionante, quindi già brucia. Il fatto che provengano da una forma protocollare che comunque tuteli in termini di provenienza e quindi di certificazione del rifiuto, in maniera precontrollata, in maniera preventivamente certificata, appunto attraverso un accordo fra Regione Abruzzo e Regione Molise, credo che ponga al riparo le comunità dalla impossibilità di conferire quell'impianto delle frazioni non consone né con il tipo di impianto né con la tutela della salute.